No, via. Buongiorno a tutti. Siamo qui in un nuovo video che vedrete spesso. È un'intervista doppia tra me, milanista, e il bravo Luigi Inter, con la collaborazione del grande milanista del web che ci intervisterà con delle domande in un derby di mercato a modo di intervista doppia. Quindi, caro Vincent, siamo tutti per te, comincia a chiedere le domande. Allora, do il benvenuto a tutti in questo video. Oggi farò le domande sia a Valeriani che a Luigi Inter. Sarà un video, una nuova modalità, lo spiego, no, un po' a tutti. E vedremo se vi piace soprattutto e se vediamo se trovo le domande prima di tutto e poi vediamo di procedere per questa intervista. Ok, parto da Valeriani, no? Sì, Subito con te. Vado? Allora, nome e cognome. Lorenzo Cristian Valeriani. Luigi Valente. Di dove sei e perché sei youtuber? Sono di Termoli e sono youtuber per difendere il Milan dallo schifo che c'è in giro. Sono di Serra San Bruno, provincia di Vibo Valentia, Calabria. Sono diventato youtuber per difendere l'Inter e perché a me piace molto parlare insieme a voi della mia Inter. Come sei diventato tifoso della tua squadra? Io sono diventato tifoso milanista nel trio degli olandesi e con Sebastiano Rossi che giocava in porta nel Milan. Sognavo di essere alto come lui, ma purtroppo il portiere lo faccio, ma non sono alto come Seba Rossi. Domanda dell'intervistatore: quanto siete alti? Prima facciamo rispondere Luigi sulla domanda, cioè, perché tifi la tua squadra? Ma tifo la mia squadra grazie a mio zio che fin da piccolo mi ha fatto diventare interista. Andavo al club a vedere le partite e da lì sono diventato interista. Domanda creata dall'intervistatore adesso. Quanto siete alti? 1,78, quasi 1,79. 1,70 circa. Ora andiamo avanti con le domande. Giocatore che hai amato di più? Un giocatore che ho amato di più al Milan, parlo di quelli passati, Andriy Shevchenko. Io ho amato il nostro grandissimo capitano Zanetti, ma anche Diego Milito. Giocatore più scarso. Giocatore più scarso mai visto al Milan, Muntari, Barra Essien e Kesuke Honda. Ma ce ne sono stati tanti, però Gresco, Juan Jesus, Schelotto, ce ne sono veramente tanti. Ah, uno mi sono dimenticato, Jens Lehmann e Patrick Kluivert, indegni. Allora, andiamo avanti con Valeriani. La partita che ti ha fatto piangere in positivo e in negativo. Allora, la partita che mi ha fatto piangere in positivo è la finale di Manchester. Ho pianto come un bambino al gol di Shevchenko, ancora piango e ancora godo. E ho pianto in negativo alla finale di Istanbul, ero rimasto pietrificato dallo schifo davanti alla televisione. Ma io non piango, però ti dico la verità. L'ultima dell'Europa League mi ha fatto molto molto male, però la mia grande più gioia è la Champions League del 2010. La squadra, giocatore dell'altra squadra, scusate, che avresti voluto nella tua. Nessuno. Ma ti dico Theo Hernandez, visto che non abbiamo terzini sinistri. E poi, squadra che odi di più? La Juventus. Juventus tutta la vita. Obiettivo della tua squadra questa stagione. Ma l'obiettivo del Milan di quest'anno è tornare in Champions, ma nulla ci nasconde di provare il colpo gobbo perché a noi non ci pesca nessuno, quindi possiamo fare anche il colpo gobbo. L'obiettivo è la Champions, però. Ma vincere qualcosa, mi piacerebbe vincere lo scudetto. Io vorrei vincere lo scudetto quest'anno. Ti piace la divisa di questa stagione? La nostra è bellissima, è meravigliosa, anche quella del portiere.
Allora, la prima non mi fa impazzire, però non è brutta, è buona. La seconda non ne parliamo nemmeno, ma la kick, la terza maglia, quella veramente è una bellissima maglia. A me piace molto, molto la terza. Andrà allo stadio quest'anno? Ma se ci fanno andare per motivi extra calcio, per vedere zio un'altra volta, andrei di corsa, pure a piedi. Ah, difficilmente perché comunque abito lontano, però comunque c'è anche il Pornasus, quindi per quest'anno no, non credo. Saluta l'avversario con un coro. Vediamo un po'. Chi non salta nero azzurro? Chi non salta nero azzurro? Chi non salta rosso nero, eh? Chi non salta rosso nero, eh? Chiudiamo il video con Lorenzo Cristian Valeriani. Allora, io vi ringrazio, spero che questo format vi sia piaciuto e l'intervista doppia ce ne saranno altre per farci conoscere un pochino meglio. E soprattutto perché facciamo qualcosa di nuovo. Ciao a Vorrei tutti. aggiungere, prima di chiudere il video, scusate, un grande applauso a me che ho dovuto leggere le domande, dirle e cambiare ogni volta visuale. Dunque, un grande applauso a tutti, vi ringraziamo, lasciate like a tutti i canali. Ci vediamo con un nuovo video di Valeriani, di Milanisti al Web, tutti insieme, più forti che mai. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.